Turismo, il futuro del nostro territorio. Su questo tema a Pulsano, nella sala consiliare del Castello de Falconibus, l'incontro dibattito è stato organizzato e presentato dal dottor Pietro Zingariello, che ha riunito intorno al tavolo di presidenza alcune delle testimonianze più importanti in tema di turismo ecosostenibile. Coordinati dal giornalista Gianluca Ceresio, i lavori sono stati avviati con l'interessante relazione sul turismo sostenibile dell'avvocato Annalisa Adamo, già assessore all'ambiente del Comune di Taranto. Sono seguiti gli interventi del dottor Gregorio Pecoraro, sindaco di Manduria, dell'avvocato Salvatore Fuggiano, del dottor Vito Crisanti, già presidente del WWF, e dell'avvocato Francesco Nevoli, che ha anche portato i saluti del senatore Mario Turco, che avrebbe voluto partecipare ma impegnato a Roma per le note attività di governo. È stata una bellissima occasione qui organizzata a Pulsano per parlare di turismo, del futuro, di quello che è oggi e quello che potrà essere, dovrà essere domani. Sicuramente come dire, abbiamo preso atto che dopo l'IVA, dopo l'acciaio, ci dobbiamo impegnare per la crescita del turismo e realizzare un territorio accogliente e che quindi porti a delle soddisfazioni e delle attenzioni da parte del turista in generale. Sì, il turismo ecosostenibile sarà la sfida del futuro. Sostanzialmente il turismo muove miliardi. A livello mondiale parliamo nell'ultimo anno di 8.500 miliardi di dollari e quindi ci rendiamo conto dell'importanza dell'argomento. Ora, come mettere insieme turismo e natura? La verità è che sono due elementi fortemente connessi, anche perché i turisti, se non c'è una natura attrattiva, vanno da altre parti.